un concerto di fine anno al Duomo di Episcopio per raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione dell'area del Giudice di Pace al prolungamento Matteotti a Sarno. È il progetto del Lions Club San Valentino Sarnica Agency in collaborazione con l'amministrazione comunale di Sarno. L'area sarà destinata allo svolgimento di attività di civico interesse per spronare i cittadini a servire la comunità, migliorarla culturalmente e socialmente. Ad esibirsi la Columna Chamber Orchestra. Abbiamo deciso di fare questo regalo alla cittadinanza, ma in realtà è a noi stessi, perché siamo tutti cittadini sarnesi. È bellissimo, è la prima volta forse che a Sarno accade un episodio del genere, un evento del genere, non c'è stato mai un concerto di fine anno. In questa occasione io voglio ringraziare anche il parroco Don Antonio Calabrese, che ha messo a disposizione la canonica. Voglio ringraziare il maestro Belmonte, e sia l'esempio e il monito perché sia solamente l'inizio di una serie di collaborazioni continue per il territorio. Una iniziativa veramente bella e meritevole, soprattutto perché ci dà la possibilità di mettere a disposizione di bambini diversamente abili delle giostrine che i Lions doneranno proprio in occasione di questa manifestazione, che tra l'altro si abbina ad un'altra iniziativa sempre proposta e supportata dall'azione dei Lions, che è l'intitolazione di una piazza della cittadinanza attiva, antistante alla sede del Giudice di Pace, dove poi questo piccolo parco giochi per bambini diversamente abili verrà allestito. Il concerto è voluto dai Lions Club proprio perché per la rivalutazione anche di questi luoghi che spesso sono poco conosciuti sul nostro territorio. E la volontà di volere questa orchestra prestigiosa, perché è composta da musicisti di grande livello e giovani talentuosi, e vuole proprio mettere insieme queste due cose, la bellezza sia in musica e la bellezza in arte. Suoniamo un programma tipico diciamo di inizio anno e anche fine anno, che siamo in prossimità, quindi i valzer di Strauss, di Tchaikovsky, qualche pezzo famoso proprio della tradizione di questo periodo, insomma.